Finiremo con l'annoiarci a parlare sempre dei miei sogni. Perché non mi racconta uno dei suoi? Non credo che sia il caso, come suo medico. Ma visto che è lei, farò un'eccezione. Le racconterò quello che ho sognato ieri notte. C'era un enorme cavallo, uno stallone, scalciava e sgroppava. Degli uomini tentavano di ridurlo alla ragione, ma lui non ne voleva sapere. E poi un puledrino gli trotterellò accanto, pacifico. E ad un tratto lui si calmò. Stallone. Allenatore. Disciplinato. Discepolo. Maestro. Freud. Freud la spaventa e lei ritiene di doversi comportare come un bravo puledrino quando c'è lui. Può darsi. È possibile che il suo sogno sia un sintomo della sua insoddisfazione. Visto? I nostri ruoli si sono ribaltati. Che genere di insoddisfazione hai in mente? La sua insoddisfazione sessuale. L'ho fatta arrabbiare, dottor Jung. Lei vede l'amore dappertutto, non è vero? È la forza che muove il mondo. L'ha detto lei stesso che non ci può essere cura senza amore. Non lo ricorda? Il tempo è scaduto. Mi perdoni, mi perdoni. Per cosa? A volte non sono capace di controllarmi. Sono contenta che succeda anche a un medico.